Ancora immagini di una drammatica barella che lascia il campo e ancora la sfortuna che si accanisce sul capitano dei Viola, Giancarlo Antognoni. Per lui il campionato è finito, come vedremo e vi diremo tra poco. Stava giocando a tutto campo, voglioso di riemergere anche ai fini della maglia azzurra, Antognoni. Eccolo segnare il primo gol del primo tempo al 18° sul suggerimento di Passarella. È quello che succede appunto al 3° minuto di gioco del secondo tempo. È l'azione che vede lo scontro Pellegrini-Antognoni. Eccolo, ci sembra del tutto fortuito. Alla peggio Antognoni, che ha riportato la frattura del perone e della tibia ed ha così chiuso il campionato. Partita quindi da questo momento sotto shock, i nervi saltano e non si capisce la determinazione eccessiva dei blu cerchiati, risultati alla fine oltremodo fallosi. Meno male che Mattei non si è lasciato sfuggire la partita, come la Fiorentina del resto, che non ha perduto la testa. Miani ancora una volta è stato chiamato a sostituire Antognoni e lo ha fatto con bravura tattica. Al 15° del secondo tempo il raddoppio con Iachini, grande suggeritore, per la testa implacabile di Oriali che batte l'amico Bordon. Al 29° il terzo gol della Fiorentina, è una prodezza del sinistro di Pecci che Mancino non è.